Però io apro il giornale oggi e le devo chiedere se lei guarderà Sanremo o cambierà canale. Per forza, lo devo fare. Andrò a teatro. Andrò. Evviva il teatro e il cinema italiano. Mi indagheranno per traffico di influenze, però andate al cinema. È un po' inopportuno. Si è creata una maggioranza anti-Zelensky a Sanremo. No, adesso giornalisticamente ci sta, però come diceva Beppe, come diceva Roberto, a volte uno vive la vita reale, poi sfoglia le pagine di un giornale e si trova, si pensa di essere su Scherzi a parte. Noi facciamo parte di un'alleanza in Italia, in Europa, nel mondo e quando noi diamo una parola, la parola della Lega vale e su quella parola gli alleati possono contare. Io spero che questa maledetta guerra finisca il prima possibile e sicuramente non è con un'apparizione a Sanremo che metti fine a questa guerra. Questo mi sembra chiaro ed evidente.